Le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk non riconoscono le elezioni presidenziali in Ucraina e questo è ciò che accade in molte zone orientali del paese. Quelle stesse zone dove ha trovato la morte il reporter italiano Andy Rocchelli, ucciso assieme al suo interprete, ferito anche un giornalista francese che si trovava con loro. La Farnesina ha confermato il decesso.